La CGIL di Chieti compie 100 anni il prossimo 6 luglio, ma iniziano già da oggi, 8 marzo, festa della donna, le celebrazioni di un secolo di impegno e di lotte nel contesto sociale ed economico della provincia teatina. Per raccontare il passato con lo sguardo volto dritto al futuro, la Camera del Lavoro di Chieti ha promosso un ciclo di iniziative dove il ricordo di alcuni episodi e momenti salienti della vita del sindacato e della provincia accompagnerà un confronto sui temi dell'attualità. A Lanciano, nella casa di conversazione in piazza Pelbiscito, si è svolto un incontro con gli studenti e con Ivana Galli, della segreteria nazionale della CGIL e del segretario generale CGIL Chieti Germano Di Laudo, alla presenza del sindaco Mario Pupillo, per ripercorrere la vicenda delle tabacchine lancianesi e della loro battaglia a difesa del lavoro. Quando c'è la crisi, quando non c'è lavoro, quando i diritti vengono messi in discussione, è chiaro che le donne, che sono il soggetto più fragile del mercato del lavoro, ma anche del contesto più complessivamente, sono quelle che subiscono maggiormente. E rispetto al fatto che non c'è una programmazione, non c'è un'idea di paese, non c'è un'idea di quale futuro in questo paese, non c'è, come dire, un'idea anche di quali investimenti si metteranno in campo per fare in modo che il lavoro riparta il lavoro con diritti, il lavoro di qualità, noi siamo preoccupati per il futuro delle donne, dei giovani e delle donne.